Allora, dunque, il nostro comune candida quest'area della città per poter utilizzare il finanziamento non solo per aumentare la resilienza ai nuovi cambiamenti climatici, ma anche per impegnarsi a risolvere grossi problemi che sono legati all'abbandono dell'area, degli spazi verdi e degli edifici, alla criminalità, tra cui emerge lo spaccio di droga, e ad alcune criticità che sono legate alla multietnicità del comparto. Quindi il nostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è quello dell'integrazione. L'integrazione di tipo urbano, di tipo sociale, dello spazio verde e dello spazio pubblico e del pubblico privato. Quindi dello spazio urbano per ricucire il comparto al quartiere e al resto della città. E l'integrazione sociale tra diverse culture, diversi ceti sociali e diverse generazioni. E poi l'integrazione tra lo spazio pubblico e il verde attraverso la creazione di un'infrastruttura ecologica e dello spazio pubblico. L'infrastruttura ecologica si creerà attraverso un sistema che integri il verde, la pioggia e il vento, mentre l'integrazione dello spazio pubblico attraverso un sistema di spazi che favorisca la socialità e lo scambio. Ed infine un'integrazione tra pubblico e privato, perché è necessario a garantire l'attuazione del progetto. Quindi il nostro progetto si chiama, qui possiamo mettere la slide con il nostro logo, Propolis, cioè una pro città, pro comunità, quindi da qui integrazione. Allora, il comparto si presenta, se lo andiamo a vedere, quella più avanti, questa qua, si presenta con una spina centrale spenta che è formata da questi grandi contenitori, sono grandi contenitori parzialmente in dismissione perché derivano da pregresse attività produttive e da un PRU scaduto. Quindi noi puntiamo a riaccendere questa spina centrale in modo da rifunzionalizzandola, in modo da innescare un processo di rigenerazione che renda attrattivo, sviluppandolo questo comparto e lo integri al resto della città. Adesso a questo punto andiamo avanti con allora, le prime azioni che mettiamo in campo sono pubblico privato. Sono proprio quelle legate alla partecipazione che mirano ad occupare immediatamente gli spazi liberi già disponibili. In prima battuta dell'edificio centrale AC e dell'edificio dell'ex Manzini, Workout Facilio, che ha già maturato attraverso l'esperienza degli architetti alcune istanze da parte dei privati e in particolare gli usi che vogliono essere accolti all'interno di questi contenitori. Quindi la partecipazione che si intende realizzare quindi non sentono. Il primo livello è proprio questo, legato all'incentivo che si vuole dare per l'insediamento di nuove attività, nuovi servizi, nuove attività, con dei bandi che finanziano da una parte l'accesso all'educazione, e questo andrà anche di pari passo con quello che verrà detto poi per la contrattazione con il privato, perché il comune si adopera per occupare degli spazi, diciamo, vuoti. E l'altra parte dell'ex Manzini. Il comune si attiva per insediare questi usi, artigiani, ristoranti, pubblici esercizi, anche nuove start-up, però viene chiesto in cambio anche un contributo per la collettività, quindi restituire servizi d'impresa ai cittadini del quartiere. Il secondo e il terzo livello sono allargati a tutti i cittadini del comparto. Il primo è legato alla progettazione degli spazi che questo progetto preliminare già mette in campo. Quindi una migliore definizione di quelle che sono i desiderata dei cittadini, e quindi ne garantirà il senso di appartenenza, l'utilizzo, la fruizione, eccetera, eccetera. Ma non solo, una fase progettuale che andrà avanti non solo nella parte del progetto definitivo, ma anche nella realizzazione
al fine poi di garantire anche una corretta manutenzione e una cura degli spazi verdi da parte dei cittadini. Il secondo livello e il terzo livello vede sempre i cittadini come soggetti prioritari di questo intervento che mette in campo l'intervento sulle proprie proprietà private, quindi sui cortili, per prevalentemente rendere più permeabili le aree, utilizzare cool material sulle facciate, sui tetti e in generale sugli spazi esterni, piantumare, separare le acque piovane per attaccarsi alle reti verdi, che è un intervento del nostro, alle reti dell'acqua piovana, che è un intervento del nostro progetto, quindi separare la rete stradale. Ecco, in generale diciamo queste sono i tre filoni finanziati con dei contributi che abbiamo messo anche nel nostro conto. Bene, riteniamo che ci siano le condizioni attuali per poter attivare questo progetto con una partenza veloce, diciamo così, per iniziare ad innescare le attività all'interno degli edifici esistenti e anche più a lungo termine, vedremo più avanti, con una variante all'attuale piano attuativo. Oltre ai soggetti cittadini del quartiere, l'altro soggetto con cui intendiamo ragionare è il soggetto privato proprietario degli edifici e della maggior parte delle aree oggi ancora vuote, ma che fanno parte del comparto in attuazione. Quindi, sfruttando la crisi economica come opportunità che ha bloccato l'edificazione di questo quartiere, intendiamo rinegoziare, diciamo così, i contenuti del piano attuativo con il soggetto privato, rimodulando principalmente le capacità edificatorie del piano in diminuzione. Questo con l'obiettivo principe di liberare spazi pubblici, liberare aree che saranno funzionali al miglioramento ambientale del quartiere, quindi alla sua vivibilità. Quindi in particolare l'obiettivo è quello di togliere la capacità edificatoria dai due lotti ancora che devono essere ancora costruiti, andando a posizionare le funzioni che verranno meno all'interno degli edifici esistenti, che sono parzialmente vuoti e quindi a disposizione. Quindi la funzione commerciale che è prevista in questa zona, trasferirla nel grande edificio ex Shedep, che è praticamente completamente vuoto tranne per due funzioni di tipo culturale, artistico, un teatro, un centro danza, e quindi occupare piano terra con delle funzioni commerciali eventualmente di qualità, cioè degli alimentari che possano poi legarsi ad eventuali attività sul cibo, sulla ristorazione nell'edificio centrale. Questa operazione è anche una di quelle che fa parte della rinegoziazione col privato, perché l'ex Shedep, che è un edificio in cessione al comune, si pensava di lasciarlo per queste parti più a funzioni private al privato, in modo tale da lasciare, diciamo così, la proprietà dell'immobile e la sua commercializzazione, la sua valorizzazione. 7 minuti. Bene, prevediamo anche la rimodulazione della quantità di quota di divisa convenzionata presente in uno dei lotti, andando ad insediare divisa convenzionata all'interno dell'edificio centrale, la grande C, perché è attualmente quasi completamente vuoto, questo anche per spingere, diciamo così, questa integrazione che diceva prima Nicoletta tra generazioni e popolazioni di differenti provenienze, e invece ragionare molto con il privato sulla continuazione delle attività già spontaneamente sorte nell'ex Manzini, che è un edificio che è attualmente vuoto, che con attività nate spontaneamente sta diciamo così dando vita a questa zona. Il comune interverrà in modo molto forte per governare queste potenzialità. Noi invece siamo partiti da un punto di vista, cioè non so se il Marco può mettere l'immagine di quella delle radici, cioè a pensare le piante dal punto di vista delle radici, quindi capovolgere lo sguardo e rivolgerlo al suolo, non a quello che solitamente vediamo, ma a quello che c'è al di sotto. Questo perché? Perché vogliamo comunque creare delle zone, delle grandi zone permeabili,
vogliamo parlare di spazio vitale delle piante e vogliamo parlare anche di loro qualità di vita nel lungo termine. Quindi l'idea portante nostra è stata quella di creare delle masse vegetate arboree arbustive di dimensioni abbastanza rilevanti per la nostra area. E quindi abbiamo 6 caselle, 1, 2, 3, 4, 5. Queste caselle sono caratterizzate dalla piantagione di alberi di prima grandezza e anche da arbusti. Per cui nel lungo termine queste piante andranno a produrre una grande quantità di ossigeno. Tra l'altro la scelta è ricaduta su ginkgo e frassini, che comunque hanno una bassa emissione di VOC e di POF, che è fondamentale. E quindi queste fungeranno non solo quindi da serbatoio di ossigeno, da grandi pompe, ma anche diventeranno come dei serbatoi d'acqua, perché le abbiamo pensate con delle leve depressioni, per cui l'acqua piovana verrà raccolta e verrà immagazzinata in delle cisterne e poi eventualmente riutilizzata ai fini urbani. L'altra casella invece è una casella più minuta, è una casella ad albero singolo associata a delle piante tappezzanti o altre piante più di piccola taglia, e anche quello pensato agli aceri minori, agli olmi eccetera, poi associate ad altre piante sempreverdi. Queste fungono un po', sono le piante che fanno da connettivo nell'area e quindi vanno un po' a disegnare gli spazi di connessione. L'altro tema fondamentale e strategico è stato quello di invece immaginare i giardini della pioggia. Noi abbiamo avuto la possibilità di lavorare sulla sezione delle careggiate, che sono diventate a senso unico. Per cui, come vedete, queste, che sarà questa simbologia, non so se qui si vede, però qui si crea un reticolo lungo le careggiate di fossi longitudinali caratterizzati da alberi di seconda grandezza assieme a piante igrofile, quindi erbacee, graminacee, con fioriture, eccetera, che hanno la capacità di raccogliere. E poi un sistema ancora più capillare di pergole assieme alla nebulizzazione in suolo, depavimentando e comunque lavorando in maniera. Quindi, in conclusione, la strategia è quella di creare un grande organismo vivente per dare continuità ecologica, ma non solo, dar vita a degli spazi che ora sono sterili, vuoti. Un minuto. Allora, le azioni. Lo spazio pubblico. Questo era un parcheggio che abbiamo relocalizzato in questi che sono interrati. Mettiamo un playground, quindi parte è stata depavimentata per la casella verde, nell'altra parte un playground come azioni integrazioni tra le varie, diciamo, etnie ed età, dato che qua c'è il workout Vesuvio che ha già questa attività al suo interno. Dall'altra parte del workout Vesuvio c'è questa area che adesso non ha un'identificazione, e la usiamo come piazza pavimentata in legno, quindi materiale naturale, con delle piante alloctone, in modo che sia per i legni che usiamo nella pavimentazione, sia per le piante che andiamo a utilizzare, ci sia questa interculturalità, dato che il workout produce delle attività anche legate, diciamo, a fare delle feste insieme, delle cene, quindi hanno richiesto di questi spazi, e di questo è l'ambito, diciamo, di una piazza più intima per come è strutturata. La piazza invece, che è il cuore del quartiere, più a carattere di rappresentanza, anche la utilizziamo per il mercato, che sarà sotto queste pergole che andiamo a posizionare, perché questa è una delle zone più calde, anche dai dati Ambient, e ai suoi bordi abbiamo pensato delle fontane a raso, sempre per aiutare al raffrescamento. Di fronte la collinetta verde che è presente è stata riqualificata da una casella verde e dalla ridefinizione della sezione con dei gradoni affinché si affaccino sulla piazza. E nella già prevista piscinetta fontana mai utilizzata c'è una fitta decorazione adesso. La parte a nord, diciamo dove adesso c'è il Teatro Lenz, dove ci saranno tutte delle attività culturali, artistiche, l'asilo che vorremmo riportare, che già c'era all'inizio dell'attività industriale,
viene interfacciata da una, diciamo, delle vasche aromatiche subito sul fronte. La parte di là della strada si apre con tutta una serie di attività verdi, quindi una casella di alberi alti, un prato, una invece pavimentata sempre con le fontane, un'area gioco bimbi, di nuovo una casella verde e per, di nuovo nel sistema una zona orti e una di nuovo una casella, in modo che tutte queste attività colleghino la parte, diciamo, più delle case operaie con la parte più di attività, in modo da connettere sia come culturale che come attività che come generazioni diverse. È finita, no?